Sono con il presidente del Pescara Daniele Sebastiani. È una giornata importante perché tra poco ci sarà la prima seduta di allenamento che sarà diretta da Massimo Epifani, che ufficialmente non ancora è il nuovo allenatore del Pescara, ma sarà lui a dirigere la seduta odierna in attesa di ufficializzazione. Allora io chiedo subito al presidente: ci siamo, state formalizzando sostanzialmente l'affidamento della squadra ad Epifani, che comunque è già un tecnico sotto contratto? Sì, sicuramente dopo questa seduta che oggi conduce, perché chiaramente ci dobbiamo allenare e poi insieme decideremo di affidare la squadra a Massimo. Abbiamo già ricomposto lo staff e quindi sicuramente si andrà avanti con Massimo. Staff con Epifani, Aldegani e Mauro Esposito con Di Battista alla primavera? Sì, per il momento si andrà avanti così. Il preparatore atletico ce l'abbiamo perché è stato con noi anche negli anni di Oddo ed era il preparatore nostro, che è Ermanno Ciotti. La briciosa rimane, che è il match analysis della società, e quindi rimane tutto così com'era. Senta Presidente, uno sguardo al passato più recente: si è consumato questo divorzio con Zeman, forse con un paio di mesi e mezzo di ritardo, si poteva intervenire prima? Qual è il suo punto di vista? No, io penso che non si sarebbe nemmeno consumato il divorzio se il mister avesse fatto il dipendente normale di una società, perché dopo la partita di Cittadella come società abbiamo convocato per la mattina, per ieri mattina alle 9:30, una riunione con lo staff e con i giocatori. I giocatori c'erano, lo staff medico c'era, il mister e il suo staff non si è presentato, e ancora peggio, non è manco ripartito in pullman con la squadra, ma è andato via per i fatti propri. Quindi ieri mattina sicuramente, se avessi voluto comunicare l'esonero al mister, non c'era bisogno di convocare anche i ragazzi, li avrei comunicato, punto e basta. Invece l'incontro di ieri mattina doveva servire per fare un po' di chiarezza, per cercare un po' di dare una scossa a questo ambiente all'interno, perché mi sembrava e ci sembrava un pochettino spento. Però lui ha ritenuto così, e quindi a questo punto chi non ci ama è meglio che sta da un'altra parte. Ma è stata una guerra di nervi, una guerra mediatica? Cosa è stato questo rapporto con Zeman? Ma nessuna guerra. Intanto lei rifarebbe la scelta lo scorso febbraio di un anno fa? Ma guardate, io purtroppo febbraio di un anno fa mi hanno accusato di aver fatto una scelta su Zeman per una questione mediatica, per avvicinarmi ai tifosi, per tutta una serie di cose. Per fortuna, siccome poi le verità vengono sempre fuori, ieri il direttore sportivo Pavone, che ringrazio per tutto quello che ha fatto in questi anni con noi, si è dimesso, perché mi ha detto: siccome questa situazione l'ho voluta io, l'ho creata io, non me la sento di andare avanti, quindi ti do le mie dimissioni. Io, si dice a Pescara, che faccio sempre e solo tutto io. Il mister è stato voluto e riportato a Pescara da Peppino Pavone, e io ho accettato come avrei accettato qualsiasi altro allenatore, perché per me i direttori fanno i direttori, e così come quando portano i giocatori non è che mi metto a discutere sulle scelte. È chiaro che io purtroppo dico che secondo me le storie quando finiscono, poi dipende anche da come finiscono. Mi sono messo contro anche personalmente, anche se non c'entravo nulla, anche una bella fetta di tifosi che si sono sentiti traditi 6 anni fa dal mister, ma l'ho fatto perché io sono il presidente di una società dove ci sono delle persone che lavorano giornalmente per me, a cui do fiducia. Lo rifarei, se me lo riproponessero gli stessi personaggi, lo rifarei ugualmente, ma perché do fiducia a chi lavora per me. L'ultima sul fronte Zeman: quante responsabilità si dà a lei di questa situazione e quante ne ha Zeman? Perché poi si parla tanto: è più colpa della società, è più colpa di Zeman. Lei, che parte in causa, cosa risponde? Ma vedete, le responsabilità quando le cose non vanno bene sono di tutti, così quando le cose vanno bene i meriti sono di tutti.
Io penso solo una cosa, che ci vuole coerenza nella vita, cosa che io ho sempre avuto, altri un po' meno. Se una squadra non piace, poteva fare le valigie a giugno, a luglio, agosto, a settembre, a ottobre, a novembre. Non c'è bisogno che ogni settimana una conferenza stampa si ripeta sempre questo giocatore, quest'altro giocatore, perché a mio avviso così si fa solo dei danni a quello che stai costruendo. Questa è l'unica cosa che io rimprovero al mister, perché per il resto non ho nulla da rimproverare. Non è riuscito, a mio avviso, a creare un ambiente tranquillo, a portarsi dalla sua parte quelli che poi vanno in campo il sabato e la domenica, che devono dare tutto quello che c'hanno per una causa. È chiaro che se tu poi il lunedì, se vanno bene le cose c'è Zeman Landia, se vanno male c'è Sebastian Landia, piuttosto che questo giocatore non gioca bene, quest'altro non c'ha i piedi, è evidente che non crei nessun clima di gruppo e non crei nulla. Sul futuro, Epifani mandato ad interim o senz'altro arriverà fino a maggio-giugno, e poi le orme di Francesco, di Oddo, di Bucchi possono essere ricalcate da Epifani, cui date una grandissima responsabilità peraltro. No, ma io penso che un allenatore, un giovane allenatore che comincia a fare allenatore come Massimo, che comunque ha già fatto delle esperienze tra i grandi, sicuramente in una categoria inferiore, ma esperienze ne ha fatte, sta guidando molto bene la nostra primavera, non credo che non c'è una scienza esatta, ci sono squadre che hanno cambiato allenatore in questo campionato e hanno preso allenatori ben più blasonati di Massimo e stanno facendo malissimo, forse peggio di quelli che avevano, e ci sono squadre che invece magari hanno preso allenatori sconosciuti e stanno facendo molto bene, e in campo poi bisogna capire se si conosce il mestiere, se si ha una squadra buona. Poi bisogna lavorare e poi il campo dirà se Massimo può fare l'allenatore, a certi livelli non lo può fare. Interim o no, quindi? Ma no, Massimo va avanti fino a fine anno senza nessun problema.